Buongiorno, buonasera, seconda ragazzi. Oggi parliamo di un altro micro brand assolutamente interessante che produce linee assolutamente interessanti. Il brand si chiama Panzera. Prima di vedere la confezione, che premetto essere davvero unica, prima di andare a vedere l'orologio, di polsarlo e di trarre poi le conclusioni di tutto di 10-12 minuti che ci accompagneranno, ragazzi, due parole sul brand. Partiamo. Il brand, l'azienda Panzera, nasce in Australia nel 2009, quindi un decennio di vita. Ha proposto e propone diverse linee, devo dire tutte piuttosto piacevoli, con un gusto neoclassico che riporta alcune linee, diciamo così, un po' retro, un po' vintage, in riviste in chiave moderna, anche con dimensioni tendenzialmente importanti. È il caso di questo orologio, ragazzi, che iniziamo a vederlo. Tra l'altro ho messo la maglia bianco-nera così come per omaggiare quello che è l'orologio, che in questo caso è bianco e nero, quindi il medesimo colore, anche se poi lo troverete in tantissime altre colorazioni se andate sul sito, che peraltro, ragazzi, metto in description. Panzera produce questo Time Master, e iniziamo a vederle le immagini un po' più precise in sottofondo alla mia voce. Questo orologio che ha chiaramente diverse qualità, ma questo e di tutto il resto dell'orologio lo andiamo a parlare tra pochi istanti. Ho parlato prima di packaging davvero interessante, lo è inopinabilmente, perché abbiamo una controscatola ben fatta, pulita, nera, con il logo impresso. Si toglie la controscatola e viene fuori una bellissima confezione allungata, che è abbastanza moderna come tipologia di confezione, nel senso che tanti brand, molti anche che avete visto da me recensire, oggi propongono una confezione, un packaging del genere. In questo caso devo dire che è molto più nobile, ben fatta e soprattutto in pelle davvero bella, che ancora una volta espone il logo in modo importante. Lo si apre ad astuccetto, dentro foderata ancora bellissima la confezione, troviamo adagiato che regna all'interno della scatola praticamente l'orologio. Quindi, beh, la confezione per quanto mi riguarda è molto più che promossa. Ragazzi, come sempre partiamo dalle dimensioni. Le dimensioni hanno un trend modaiolo, perché sono verso il grande piuttosto che verso il piccolo. 45 mm di diametro fuori corona, peraltro una corona abbastanza importante, 55 mm lock to lock, quindi la massima dimensione del case, 13 mm, quindi abbastanza riescono a mantenere una misura abbastanza bassa per quanto riguarda quello che è lo spessore, così come per il peso, che nonostante tutto rimane sui 100 grammi. Chiaramente il cinturino in pelle, fosse stato un bracciale in acciaio, il peso sarebbe andato molto più su. Complimenti per quanto riguarda le rifiniture. Detto che oramai, a mio parere, oramai sopra i 100-150 euro è difficile trovare delle rifiniture improponibili, però in questo caso hanno lavorato davvero davvero bene. Ci sono anche delle belle transizioni, vedete che il bezel, che è assolutamente fisso, non si ruota, completamente lucido, si va a incastonare in maniera molto armonica in quello che è il case, che invece, come vedete, è assolutamente effetto satinato. L'orologio ha, a mio parere, una grande qualità anche nel fondello. Quindi giro un secondo l'orologio, lo andiamo a vedere in tutta la sua bellezza. Cosa notate? Nonostante l'importanza del diametro, vedete che l'oblò è molto piccolo, quindi si intravede solo una piccola parte del movimento. Evitiamo quindi di vedere magari blocca movimenti che non ci piacciono. Andiamo a parlare dopo del movimento. Cosa vediamo come indicazioni? 5 atmosfere, perché sono i 50 i metri come water resistance, stainless steel, chiaramente 316L, numero 1969, credo che sia il numero del pezzo proprio. TMA01 è la referenza. 45 sono i millimetri, come detto, di diametro. Sapphire glass, lo andiamo a vedere tra poco, e il vetro chiaramente zaffiro. Il movimento, lo vedete, è un Miota 820A. Come indicazioni posso già iniziare ad anticiparvi che ha, oltre la ora, ha data, ha giorno. Il giorno viene dato sia in inglese che in francese in questo caso. 40 ore di riserva di ricarica. No hacking, si ricarica manuale. Miota, quindi giapponese. Il fondello, dimenticavo di dire, chiuso, molto molto bello, a me piace davvero tanto, chiuso a vite, ben fatto, davvero ben fatto.
Per quanto riguarda appunto l'oblò, vediamo, non abbiamo la lunetta, non è personalizzata, la massa oscillante non la vediamo completamente, però non è personalizzata, abbiamo l'indicazione ancora del produttore, quindi Miota, e abbiamo, come vedete sottofondo, vediamo le Swiss Stripe che compongono appunto il movimento. Vabbè, passiamo alla parte davanti, torniamo a vedere quello che è l'orologio in tutta la sua bellezza. Ragazzi, come detto, un vetro davvero splendente, davvero un bel effetto questo vetro, ripeto, vetro zaffiro che va a proteggere un quadrante bello, secondo me giusto, perché non è particolarmente, come dire, affollato, non è neanche troppo semplice, e a me in questa forma nera, così diciamo, questo, scusate, colore nero, non dispiace assolutamente per nulla. Come anticipato, vedete il giorno e la data, come detto, francese inglese, il brand Panzera Time Master, che è appunto il nome del modello. E poi chiaramente, vabbè, l'ora sulle principali. Ragazzi, gli indici sono applicati e abbiamo un buon, non eccezionale, forse un buon livello di luminescenza che ritroviamo anche nelle lancette minuti e ore, quindi le due principali. Bene ragazzi, per quanto riguarda invece il cinturino, lo vedete in pelle, è davvero un buon cinturino, pelle italiana, non so se c'è l'indicazione, c'è solo Genuine Leader, però da 22, quindi distanza tra le anse 22, non c'è l'indicazione della pelle italiana, c'è nel sito, quindi posso assicurarvi che è tale. Chiaramente la fibbia lucida, non satinata, con il brand bello in vista Panzera. Ragazzi, che ne dite di provarlo? Eccolo al mio polso, ragazzi, l'effetto è davvero wow, bello bello bello, mi piace. Chiaramente devono piacere gli orologi di dimensioni importanti, io ripeto sempre, il mio polso è un 18,5-19 e questo è l'effetto di un 45 di diametro con un 55 log to log su un polso delle mie dimensioni. Secondo me, se vi piacciono gli orologi importanti, con un polso come il mio, forse anche leggermente più piccolo, è un orologio che può andare bene, anzi benissimo. Se avete l'orologio, scusate, il polso ancora più grande, probabilmente andrebbe ancora meglio. Se avete il polso più piccolo, molto più piccolo del mio, allora diventa un pochino il problema, un problema, diciamo così, l'indosso. Davvero bello, piacevole il cinturino, una pelle morbida, ci siamo, direi che ci siamo. Per concludere, Panzera Endurance, mi faccio una domanda e mi do una risposta: ti è piaciuto, Paul, questo orologio? La risposta è sì, mi è piaciuto molto, sin da subito quando ho visto la confezione, l'ho aperto, ho visto l'ordine, la pulizia, la qualità della confezione, poi ho visto l'orologio adagiato, ho tirato via l'orologio dalla confezione e l'ho messo immediatamente al polso, sono stato subito piacevolmente colpito. Certo è che le dimensioni lo rendono non polsabile da chiunque, io ho un polso 18,5-19, un polso medio, riesco a polsarlo adeguatamente, se avete un polso molto più piccolo diventa un po' complesso. Il cinturino, devo dire, avesse un paio di asole in più, soprattutto per i polsi un po' più stretti, non sarebbe male, detto che comunque c'è qualità anche nel cinturino. Per il resto abbiamo tutto quello che serve per un bellissimo orologio, movimento meccanico, abbiamo un vetro zaffiro, abbiamo qualità nelle rifiniture, un bel disegno, una bella idea, c'è, è un orologio che c'è e che costa 285 euro. Ragazzi, io vi saluto, la conclusione è finita. Quindi se vi è piaciuto un like, se vi piacciono i contenuti, io lo dico sempre ragazzi, perché no, iscrivetevi al canale, alla prossima video recensione. Ciao!